Signori cari, benvenuti in questo nuovo video da Phil Rugby. Ragazzi, oggi inizia una nuova avventura perché sono in procinto, ragazzi, di partire per Padova con la mia alfetta qua, eccola qua. Perché oggi alle 14 allo stadio Plebiscito ci sarà Italia Samoa, il primo test match stagionale per gli azzurri. Ragazzi, io sono carico. Sono più o meno le 8:30, parto con calma, ci vogliono 2 ore e mezza per arrivare a Padova da Milano. E quindi ragazzi, io sono carico, e voi? Dai, andiamo! Oh ragazzi, arrivati in quel di Padova. Guardate qui lo stadio, ragazzi, quello in fondo lì, lo vedete? Quello in fondo, col tetto verde. Sono circa mezzogiorno, fa un caldo, fa caldo, ci sono tipo 20 gradi. Quindi bel tempo, soleggiato, bello bello, mi piace. Adesso però mi dirigo verso lo stadio Plebiscito di Padova. Ragazzi, qua fuori dallo stadio c'è il gazebo della Gilbert Rugby Italia. Guardate cosa mi hanno regalato, il portachiavi dell'Italia. Gentilissimi, vi metto qua il link in descrizione sui loro contatti social. Andateli a seguire in massa perché meritano veramente. Hanno tanti prodotti nuovi, belli, tanti palloni dell'Italia, dell'Australia, del Sudafrica, di tutte le nazionali che volete. Thank you.
tre punti, ragazzi. Tommaso Allan, 3-0. Nacho Brex! Nacho Brex! E andiamo, 10-0, ragazzi. Nacho Brex! Altra meta, ragazzi, altra meta! Pierre Bruno! 17-0, ragazzi. Siamo al 23esimo, 17-0 per l'Italia. Prendiamo. Monti, Ioane, terza metà della partita, ragazzi. Monti, Ioane, e andiamo. Ragazzi, fine primo tempo. 30-0 per l'Italia, questo è lo spirito che vogliamo vedere, questa è l'Italia che vogliamo vedere, mamma ragazzi che goduria, tutto lo stadio sta sostenendo gli azzurri, che partita di carattere ragazzi, speriamo il secondo tempo arriveranno altrettanti risultati perché se battiamo Samoa con più di 16 punti la sorpassiamo nel ranking, quindi è importante mantenere questo risultato, dai ragazzi. Doppietta di Monti Ioane, ragazzi, doppietta di Monti Ioane, il secondo tempo si apre con una meta degli azzurri. Stiamo dilagando. Pierre Bruno, doppietta. È finita ragazzi, 49-17 per l'Italia, mamma mia che godura ragazzi, questa Italia ci ha veramente fatto godere, vogliamo sempre vedere questo spirito ogni partita, qualsiasi partita sia delle segnazioni o dell'Autumn Series, un test match semplice, vogliamo sempre vedere questo spirito ragazzi, che dire, oggi ci siamo divertiti in uno stadio gremito di tifosi. C'erano un po' di tifosi samoani, non tanti, ma qualcuno c'era. E ragazzi, ci sentiamo alla fine del video, quando arriverò a casa, dove tirerò le conclusioni. E dallo stadio plebiscito è tutto, ragazzi. A dopo. Eccoci qua, ragazzi. Sono qua nella mia umile dimora. Anche questa avventura è finita.
Sono più o meno le 11 di sera, ma sono arrivato qua a casa alle 7:30 e sono appena finiti tutti i test match della giornata. È appena finita Francia-Australia, ha vinto la Francia all'ultimo secondo 30-29 con una meta di Penod allo scadere. Le Figi sono state sconfitte a Murrayfield dalla Scozia 28-14. Poi l'Irlanda ha battuto il Sudafrica 19-16, scusate. Diciamo che era il derby tra le due squadre più forti al mondo. Gli All Blacks hanno fatto quello che volevano al Millennium Stadium Cardiff, vincendo 55-23. Il Tonga ha vinto 46 sulla Spagna a Madrid, e infine la Romania ha vinto a Bucarest 30-23 contro il Cile. Ma veniamo a noi, ragazzi, veniamo alla sfida dell'Italia. Che dire, ragazzi, oggi i nostri azzurri ci hanno fatto letteralmente godere. Quando giocano così fanno tante mete, tanti punti, fanno un gran gioco, veramente è un piacere vederli. Ho provato, diciamo, oggi contro Samoa hanno vinto 49-17. Ho provato un po' le stesse sensazioni di quando a Bucarest hanno vinto 43-10 contro la Romania facendo un gran gioco. Quando giocano così, ragazzi, questa Italia è bellissima da vedere. Io ho visto molto bene tutti i giocatori, hanno fatto una partita dal 15 all'estremo, al pilone, anche i ragazzi che sono subentrati dalla panchina. Sono stracontento per Barney, che ha ricevuto il Man of the Match. Se lo merita proprio questo ragazzo, dopo le tante critiche ricevute dopo il Sei Nazioni, che non ha fatto, diciamo, brillare. Però comunque sono molto contento che abbia ricevuto Man of the Match, e speriamo che giochi così ogni partita. Ragazzi, sono anche molto contento per Monti Ioane, perché ha ritrovato la meta dopo ragazzi il Sei Nazioni del 2021, quindi diciamo oltre un anno, visto che i test match estivi non è stato convocato, nei test match autunnali dell'anno scorso non è andato a segno. Quindi l'ultima meta, se non erro, l'ha fatta in Italia-Galles, persa 48-7 all'Olimpico, e oggi ha fatto doppietta. Sono molto contento. Molto contento anche per Pierre Bruno, anche lui doppietta per lui oggi. In lui, ragazzi, ho trovato magari il punto di riferimento del numero 14, visto che in questi ultimi due anni con numero 14 abbiamo un po', diciamo, non abbiamo trovato mai un vero leader, visto che Minozzi ha giocato anche lui qualche volta con numero 14, però per via degli infortuni ha giocato poco. Riguardo Mori, Crowley deve ancora vuole ancora che cresca ancora di più. Sperandino non ha convinto. Quindi, ragazzi, in Pierre Bruno vedo il vero, diciamo, leader dei prossimi magari 10 anni, perché ha 26 anni, quindi vabbè, 7-8 anni. Lui il presente e il futuro dell'ala destra numero 14. Più che positivo il rientro di Morisi, ragazzi, ma sappiamo che giocatore è Morisi, un vero guerriero. Contento per la meta di Brex, anche contentissimo per la meta di Lorenzo Cannone al suo primo caps all'esordio con la maglia azzurra. E niente, ragazzi, anche questa avventura è terminata, ma restate connessi, perché sabato prossimo sarò a Firenze per un altro video vlog, perché c'è Italia-Australia allo stadio Artemio Franchi. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, come sempre mettete mi piace, commentate, iscrivetevi per tanti altri video vlog. Per oggi è tutto, ragazzi, è davvero tutto. Alla prossima.